Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto. Allora ragazzi, oggi ho cambiato un pochettino. Vi voglio portare un giochino che ho scoperto che è veramente carino. Si chiama My Little Farm. È praticamente un giochino dove tu hai una piccola farm. Allora, io ho iniziato adesso, l'ho appena aperto, l'ho guardato ed è carino veramente. Come potete vedere qui abbiamo la nostra segale che sarà poi da raccogliere. Questa è segale, ve lo dico perché l'ho, 4 le ho seminate adesso perché faceva parte di un tutorial, era il primo tutorial da fare. Che praticamente si va qua dove ci sono queste finestre, che però adesso non capisco perché non me le mette. Ok, allora proviamo ad andare a vedere. Dovremmo costruire un mulino per poter macinare la nostra farina. Clicca il pulsante del negozio. Ok, allora mi dovrebbe dire qual è esatto questo qua. Allora, qua abbiamo tutti i tipi di raccolto, il fieno, il segale, frumento, avena, riso, gran turco e orzo. Per adesso, poi credo che se ne sbloccheranno altri. Allora, praticamente dovremmo costruire un mulino, mi ha detto. Allora, il mulino è questo qua, ci vanno 2000 d'argento. Allora, mi dice, di comprarlo, perfetto. Perfetto, allora dobbiamo chiudere, andare qui, esatto. E trascinarlo praticamente, adesso lui ti segna dove. Però automaticamente poi tu decidi. Allora, la mappa per adesso è questa qua, non è grande, è abbastanza piccolina la mappa, per il momento. Questa è la gente che c'è, piano piano vedete che sta crescendo la nostra segale. Allora, abbiamo praticamente qua, però mi dice che dobbiamo bagnare. Allora, questo è fertilizer. Il campo, però se io faccio così mi chiede l'oro, mi dice di andare alla banca, quindi per il momento ragazzi non possiamo fare ancora mercoledì. Allora vediamo un po', una fattoria ha bisogno degli animali, livello 2, avena, una fattoria ha bisogno degli animali, area, scegli uno degli incarichi. Ok. Perfetto. Animali. Allora, gli animali. Noi possiamo prendere il coniglio per adesso. Recinto per animali piccolo. Allora, prima di tutto, secondo me, dobbiamo comprare il coniglio, però io credo che ci dovrà far comprare. Allora, troverai qui tutti gli animali e tutto quello che ti serve per l'oro. Il coniglio è già stato selezionato, ora clicca 3 volte il pulsante compra. Ok, adesso vedete, ora serve solo il recinto, scegli un recinto per piccoli animali, clicchiamo e andiamo qua e lo compriamo, perfetto. Come vedete qua ragazzi vanno giù i soldi, quindi la roba la dobbiamo comprare. Bene, perfetto, ora abbiamo tutto ciò che ci serve. Chiudi il negozio cliccando l'icona a croce. E quello vabbè lo sapevo.
Non c'è bisogno che me lo diceva lui. Ok, allora, dobbiamo piazzare prima di tutto il recinto. Quindi il recinto lo possiamo mettere magari qui per forza, perché ok. Ok, dovevo cliccare sull'icona, ragazzi, scusatemi, ma perfetto. Allora, adesso dobbiamo andare sul coniglio e qua mi dice. C'è. E tre. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta bene. Abbiamo sbloccato un bel po' di cosucce e ci ha dato un po' di oro. Ok, adesso gli diamo da magnà. Questo cos'è? Ok, fanno dei versi un po' particolari, ragazzi. Allora. Così. Inizia la produzione, perfetto. Vabbè, qua mi dice migliora. Migliora. Sì. Perfetto. E qua siamo a posto, chiudiamo. Quindi per adesso la produzione è stata attivata. Allora, adesso ragazzi, vediamo un attimino. Intanto qua sta crescendo tutto quanto, piano piano, piano piano. Dovremmo poi incominciare a vedere. Allora, intanto diamo solo un'occhiata a queste qua sono le... tipo degli eventi, degli obiettivi, via. Allora, ci sono le novità, info, eventi, successi, vedete, sono gli obiettivi che noi abbiamo. Cacchio, 392 obiettivi. Uno ce n'abbiamo per adesso, ragazzi. Sommario. Ah, qua c'è un po' di spiegazione. Abbiamo tutto quello, qua ci spiega tutto quello che abbiamo noi. Praticamente adesso abbiamo un campo e un mulino. Boh, questo è quello che abbiamo. Dobbiamo vedere un attimino anche questa cos'è. Questa cosa è patate. Cos'è sta cosa? Tutti. Per vedere un prodotto, per vendere un prodotto. Cliccalo, ad esempio, due di patate. Io l'ho cliccato. Ah, aspettate. Perché qua possiamo anche cucinare, forse. Vendi, apri finestra merci. Ok. Ma per adesso non abbiamo praticamente niente da poter vendere. Questo qua non ho capito che cos'è. 10 la Madonna, 10 milioni d'argento praticamente. Ma cos'è? Statua del mendicante. Questi ragazzi possono essere praticamente delle cose per decorare, delle decorazioni da mettere sul nostro ambaradan. Ok, allora, intanto, questa è un'altra. Cos'è? Qui troverai
mercanti itinerari che ti offriranno ordini nel grosso. Ah, ho capito, questi sono, ho capito, mercanti. Ah no, ok, qua ci sono i mercati. Perfetto. Allora, qua è al 25%, sono quello che ho piantato adesso. Allora, per fare una bella cosuccia dobbiamo. No, cos'è? No. Ce l'abbiamo. Anche poi basta cliccare sopra. Ok. Perfetto. Allora, noi adesso io volevo vedere un'altra cosuccia, ragazzi. Intanto andiamo a vedere qui. No, ho sbagliato. Banca, negozio, eccolo qua. Allora, negozio, dobbiamo andare a vedere qualche altro campo da poter comprare. Quindi, per comprare questi bisogna, secondo me, comprare i campi. Allora, per comprare. Qua cosa ci sono? Ah, ciuspi! Abbiamo anche da poter seminare tutte queste cose. Wow! Benissimo! Abbiamo l'uva, abbiamo le piante da frutto, ragazzi, qua ci possiamo divertire veramente tanto. I fiori. Perfetto, piccole aiuole. Allora, fatemi vedere qua, i campi ci sono, no, qua c'è qualcosa però adesso, questa è stata la cucina. La cucina è stata sbloccata, però abbiamo pochi soldi per adesso, quindi io direi di fare una cosa, ragazzi. Intanto per il momento non abbiamo niente, però io volevo vedere gli animali, i conigli cosa mangiavano. Mi dice cosa mangia, mangiatoia per conigli. Novità, quasi quasi questa la compro. Perché ragazzi, i conigli nostri devono mangiare in qualche modo. Mercoledì. Io direi che qua può andare bene. Ok, alla faccia costicchiano, eh. Allora, qua ci siamo. Adesso andiamo a vedere. 3 farine di segale. E tu? 1 farina di segale. Ok. Sì, ma no, noi dove ce l'abbiamo? Allora, mi dice, scusa, abbiamo mais. Dove ce l'ha messa la nostra farina di segale? Farina di segale. Cioè, farina di segale. Ah, non ci va ancora 2 minuti. Scusa, ma avevamo già. Abbiamo un magazzino noi. Questo è quello che a me fa pensare.
Ah, eccola qua. Questo è il grano. E la nostra farina dove è finita? Quindi qua non abbiamo. Abbiamo. Ma li mette direttamente là? Sì, ma noi dovevamo avere un di farina di segale. E dove ce li ha messi? Questo è quello che non riesco a capire. Dove ce li ha smettuti? Allora, tu cosa volevi? No. Tre farine di segale, non ancora. Tu? Farina di segale? E questo è quello che non riesco a capire. Dove ce li ha cuccati? Dov'è la nostra farina di segale? Collezioni? No. Ma dov'è il nostro magazzino però? Due secondi, però non so dove c'è la messa. Dove è Farnuta? Ragazzi, non riesco a capire dov'è la nostra farina di segale, dove c'è la messa più che altro. Lavoratori impiegati. Un secondo, tan, ok. Raccogli prodotto. Allora, fatemi vedere una cosuccia. Ok. Ok, e qua ci siamo. Questo ne vuole 3, farina di segale. Sì, ma io dovrei averla. Perché fittare l'hai chiesto? Farina. Perché devo rifiutare la richiesta? Inizia la produzione. Ah, adesso ho capito, ragazzi. Me ne fa una per volta. Quindi ogni volta mi fa uno di farina di segale, minchia 9 minuti. Puzzolina. Pronto? E facciamone un'altra. Raccogli. Farina di segale. Inizia produzione e dobbiamo far così per forza, ragazzi, perché se no. Ok, inizia la produzione. Sì. Perfetto, allora adesso possiamo fare così, inizia la produzione e lo lasciamo andare. Adesso dovremmo avere le nostre 3 di segale da dargli. Perfetto. Vendi prodotto, abbiamo guadagnato qualche cosina di moneta, perfetto. Automaticamente, piano piano, ragazzi, abbiamo incominciato il nostro piccolo commercio.
Allora, qui abbiamo delle lettere. Proviamo a vedere. Ah, queste sono delle carte. Scopri carte a caso. Ah, riscuotere carte, perfetto. Beh, dai, non è mica malvagia come cosa. Abbiamo riscosso un po' di carte. Abbiamo. Questo scrigno che possiamo. Cos'è sta cosa? Scrigno del tesoro. Ah, ok, dopo 50 secondi si apre, perfetto. E abbiamo un vaso di rose, ma diciamo che ragazzi a me delle rose non mi interessa. Allora, io volevo provare a vedere una cosa, anche di allargarsi. Di allargarsi possiamo allargarci però dove c'è il nostro. Praticamente dove c'è il nostro campo, quindi ci possiamo allargare da questa parte. Perfetto, ok. E qua possiamo prendere il nostro tesoro. Allora. Rimuovere gli ostacoli con richiede 5 minuti. Che cosa è successo? 5 minuti. Questo. Ah, ok. 2 minuti. Dobbiamo aspettare. Allora, intanto che noi stiamo preparando, intanto di qua si è già allargato. Quanto mi costerebbe allargarmi di 11? Wow! No, no, neanche 15. 15.000 il prezzo. No, allora io direi di fare un'altra cosuccia. Vorrei, ragazzi, prendere. No, ho sbagliato di nuovo. Il negozio voglio. Ok, io direi di fare dell'altra. Anzi, più che segale, magari fare. Del frumento. Il frumento costicchia, però, eh. Anche il gran turco. Però ce l'abbiamo ancora bloccato. Quindi, segale e fieno. Niente, io direi di provare a prendere la nostra compra. Adesso io direi. Però questo io lo vorrei spostare e magari metterlo. Possiamo per il momento metterlo qui, per adesso, poi lo andremo a spostare perché io qua adesso ragazzi, segale, vorrei provare a seminare. Perfetto.
abbiamo 5 da mettere. Ok, 5. Però vorrei comprarne dell'altro, quindi andiamo in negozio. Andiamo a prendere questo, se sapevo ne prendevo 10 però ragazzi. Sì, compriamone altri 5. Andiamo a mettere di nuovo la nostra segale, perfetto, e allarghiamo il nostro campo. Ne abbiamo più solo ancora uno. Compriamone ancora due se possiamo. Non so se ne possiamo prendere due, però magari possiamo. Ecco, no, non possiamo due. Non possiamo due. Io direi di tenere così. Poi vediamo di fare qualcos'altro. Per adesso la segale noi ce l'abbiamo. Adesso. Undici, dodici, come cacchio è possibile? Com'è possibile che lui ne ha 12? Non è possibile, va bene. Noi qua ci siamo. Allora, qua dobbiamo dargli il fertilizzante, ma il fertilizzante non ce l'abbiamo. Allora, per dargli il fertilizzante dovremmo prendere degli animali da altri, però il problema è che adesso, ragazzi, non abbiamo ancora niente di particolare. Ok, allora, facciamo una cosa, ragazzi. Visto considerato che il video si sta facendo molto lungo, io vi saluto qua, ok? Vi do un grosso bacione e un grosso abbraccio enorme da vivo libero. Ci vediamo al prossimo gameplay.